Venerdì 28 febbraio, mi piace molto questa massima e arriva proprio nel momento giusto, un momento indubbiamente delicato per i mercati. Stamane nuova apertura estremamente negativa, tutti i titoli sono in rosso, ormai ci siamo abituati in questa settimana a questa fattispecie, però c'è stato un tentativo di recupero dai minimi. In apertura, sostanzialmente, chi aveva posizione overnight si è spaventato, probabilmente è stato chiuso d'ufficio in margin call e adesso il mercato prova a ripartire. Devo dire, una giornata, una nottata come quella di oggi, vista sui mercati americani, era veramente tanto che non si vedeva. Chiudono oltre meno 4 tutti gli indici, anche il Nikkei. In estremo ribasso, quindi insomma una situazione piuttosto estrema che va tradata con molta attenzione. Attenzione a cosa? Anzitutto Eni ha dato i numeri a mio avviso positivi. Io francamente ho già fatto 11,23 di minimo su questi prezzi, adesso batto 11,40. Secondo me ha senso tenere Eni in portafoglio anche per il medio termine. Telecom Italia, la situazione sulla banda larga in qualche modo si è frizzata, ma a breve ci saranno sviluppi. Il tempo sta scadendo, giusto per dirvi che Investing Napoli si sposta al 15 maggio per ovvie ragioni, e quindi l'appuntamento non è più il 27 aprile, ma il 15 maggio. Buon weekend!